era la fine dei famosi anni 60. Bene, voi eravate ancora tutti a Parigi in quel periodo. Bene, ma quei favolosi anni 60 erano effettivamente favolosi, erano momenti diciamo, di speranza assoluta. E lì c'erano gli strumenti musicali, la nostra regione era una regione di progettazione di strumenti musicali, le mie terre, il mio territorio, io abito a Loreto, Castelfidardo, la fisarmonica e tutto lì attorno, la partita, non so se avete mai sentito parlare da Roland, da Contempo. Erano tutti, beh, quando mi sono laureato, quel settore è entrato in crisi. Quindi adesso si parla di crisi dell'elettrodomestico, crisi del manifatturiero. Quando mi sono laureato, già quel settore era in crisi. E quindi mi sono trasformato, ho fatto alcuni anni ingegnere in telecomunicazione, quindi mi sono interessato in telecomunicazione, e poi si è creata un'opportunità all'università e sono entrato e mi sono interessato di robotica. Quindi vedete, io sono stato un esempio di come, seguendo un certo tipo di percorso formativo, ho avuto la capacità di adattarmi. Avevo fatto un certo tipo di percorso per diventare un progettista di strumenti musicali, perché questa era la mia passione. Questo era il mio orgoglio. Qualcuno mi prendeva in giro perché nella mia cartellina, io ho fatto l'istituto tecnico, non ho fatto il liceo autonomo. Nella mia cartellina qualcuno mi prende in giro perché io mettevo prof, ing, dot, e ovviamente le cose che si fanno quando si è un po' scuro, quando si è un po' efficaci, come dicono dalle parti un po' più sud di questa regione. E quindi uno si illudeva di queste cose. Però questo sogno l'ho realizzato, adesso sono prof, ing e doc. Va bene? L'ho realizzato. Va bene? E quindi quello che vi auguro è anche voi di raggiungere questo sogno. Dopodiché è chiaro che qui è importante il ruolo dei genitori, qui ce ne sono pochi, meglio, sono i vostri professori perché sono anche loro genitori. Cosa devono fare i vostri genitori? Devono semplicemente verificare le vostre passioni. Cioè capire se la passione che voi state manifestando in quel momento è vera o è finta, significativa o transitoria. Una volta che hanno verificato questo, vi devono lasciare fare quello che volete. Va bene? Questo è quello che dovete chiedere con forza ai vostri genitori. Però dovete essere certi che ai vostri genitori dovete chiedere, e vedrete che lo faranno, verificheranno questa vostra professione. Prospettive occupazionali, certo, come dicevo prima, tutte le lauree non sono uguali, quindi dovete anche scegliere, io ho scelto ingegneria elettronica perché mi aspettavo una serie di occupazioni che poi si è avverata, sono un po' cambiato di interesse, ma l'ho trovato. Appena laureato, il giorno dopo avevo già il primo contratto. Bene, il primo contratto veramente l'ho avuto con lo Stato, cioè 10 giorni prima di laurearmi mi è arrivata la cartolina del servizio militare obbligatorio, quindi dopo 15 giorni della laurea ero già al CAR a fare il servizio di leva. Però a parte questo, subito dopo è arrivato veramente il contratto. Andiamo avanti. Ancora avanti. Acquisire informazioni. Questo è fondamentale. Acquisire informazioni, cioè oggi ad esempio è un momento di incontro in cui sicuramente potrete avere qualche informazione. Continuate ad acquisire informazioni, parlate con chi vi ha preceduto, informatevi sui siti. Adesso vi farò vedere un esempio della mia università, perché finora non ho mai parlato della mia università, dicevo questo perché è venuto a fare, sta parlando di tutto tranne che della sua università. Va bene. Io vi darò poi degli elementi semplici per quanto riguarda la mia università e poi sarà a voi completare la ricerca di queste informazioni. Ecco, un modello per quanto riguarda, e questo ci tengo, qualunque sia l'università che andrete, io mi auguro che il 100% quest'anno investa per altri anni di studio, quindi che anche questo anno accademico, l'anno scorso visto anno scolastico, la percentuale è altissima, mi fa molto piacere, piacerebbe fosse il 100%. Va bene, quindi che la totalità continuasse gli studi universitari. La qualità della preparazione dipende sempre dalla qualità della scienza, sicuramente avere un professore chiaro lezione, un professore che in qualche modo trasmette l'entusiasmo nello studiare, aiuta. Però è anche fondamentale, prego, l'applicazione degli studenti. Cioè non vi aspettate un modello formativo come quello del liceo, compiti a casa, interrogazioni, giustificazioni, una giustificazione al trimestre. All'università non esiste questo, avete piena libertà di azione.
Va bene, quindi cosa significa questo? Significa che avete l'obbligo di andare a lezione? No! Avete l'obbligo di studiare? No! Avete l'obbligo di andare a fare l'esame? No! Nessuno vi obbliga a questo. Lo dovete scegliere. Dovete scegliere se andare a lezione o andare al mare, se studiare o andare a sciare, se andare a sostenere gli esami, come dico io, o provare, come fanno molti studenti. Dice, professore, ho provato un esame. Come ho provato un esame? Gli esami non si provano, si sostengono. Cioè, ci si prepara per andare a sostenere un esame, non a provare un esame. Va bene? Il concetto di verbi va usato bene. E quindi questo è quello che permette di ottenere un buon risultato. Quindi questo è io quello che vi dico, e questo è l'ultimo consiglio che vi do. Bene. Il primo giorno in cui andrete a lezione, in qualunque università andrete, portatevi un quaderno per gli appunti. Solo un quaderno basta, un block notes, quello che volete, un iPad, quello che volete per prendere appunti. Ma prendete appunti, cioè dovete iniziare a studiare dal primo giorno. Non i 15 giorni prima dell'esame, tanto dice sì, adesso le lezioni iniziano il 1° ottobre. Poi c'è fare i conti, poi c'è le feste di Natale, i primi esami a gennaio. Bene, inizio a studiare durante le vacanze di gennaio, per cui adesso vado a lezione e magari continuo a fare le mie attività. Completamente sbagliato. Completamente sbagliato perché arriverete al momento degli esami impreparati e quindi andrete a provare gli esami, non a sostenerli. E ricordate che provare gli esami, generalmente l'esito è sempre negativo. Va bene? Cioè qui la statistica non vi aiuta. In alcuni casi sì, però la statistica non vi aiuta. Provare l'esame generalmente il risultato è sempre negativo. Va bene? E questa è la scoperta che dovete fare. Prima imparate questo metodo, prima riuscite in qualche modo ad essere attivi in questo strumento di piena libertà, poi la sera potete tornare anche a casa quando volete. Va bene? Non ci sono più genitori che vi controllano, oltre un certo limite. Bene. Ma il giorno dopo dovete essere pronti ad andare alla seconda lezione preparati, quindi magari ad avervi riscritto gli appunti, riavervi lavorato gli appunti, averli approfondito nelle dispense, nei testi che, e non su Wikipedia, come il docente in qualche modo ti ha suggerito. Torniamo alla mia università. Allora, la nostra università, l'Università Politecnica di Le Marche, visto che c'è un 50% grosso modo dei nostri studenti, e questo mi fa molto piacere, che si iscrive a questa università. La nostra università è una, adesso non farebbe a me dirlo, ma è una delle migliori che abbiamo a livello nazionale. Vabbè. Abbiamo una forte caratterizzazione tecnico-scientifica, ma qui si sposa bene, abbiamo un liceo scientifico, quindi voglio dire, abbiamo chi tendenzialmente, e i numeri ne danno ragione, è indirizzato verso facoltà tecnico-scientifiche. Ne abbiamo 5, e guardate, ne abbiamo 5, e molte di queste sono uniche nel panorama regionale. Abbiamo medicina, abbiamo ingegneria, abbiamo agraria, che sono facoltà uniche nel panorama marchigiano. Poi abbiamo altre due, che è la facoltà di scienze, anche questa è unica, diciamo, nel panorama regionale, perché? Perché si caratterizza con scienza del mare, quindi che ha una forte vocazione sulla biologia marina, e sulla protezione civile. Cioè sono due percorsi di formazione di scienze, uno che va verso il mare, quindi verso la biologia marina, e l'altro che va verso la protezione civile, cioè servizi a fare e a servire della protezione civile.